Signora Paola e signora Nuccia, voi gestite questa erboristeria, l'erboristeria internazionale di Via Nicolai, proprio di fronte all'università, ma c'è una caratteristica particolare, perché accanto a voi c'è una splendida pianta di bucambilla che è salita per almeno 12-15 metri e ha ricoperto il condominio qui sopra. Ci racconta un po' la storia di questa bucambilla. Questa storia è cominciata 18 anni fa, fu aperto un ristorante indiano da un signore di Milano, che pensò bene di ingentilire l'angolo del suo ristorante piantando una bougainville, un ramoscello, era una piccola talea, se non che durante la notte fu rubata questa piantina, per cui la mattina dopo, per ovviare a questa cosa, noi, perché insomma non ci facevamo una bella figura noi come baresi, la signora Nuccia andò ad acquistare un'altra piantina che fu data al signor Franco e piantata lì nel posto dove c'era quella, la prima piantina. Quest'anno faremo un altro piccolo regalo alla nostra bougainville, faremo preparare una targa da poter mettere sul tronco, ci sarà scritto qualche cosa insomma che farà capire a chi sosta, a chi passa, che il vaso della pianta non è certo un bidone della spazzatura, perché siamo costretti ogni giorno poi a togliere cartacce, bottiglie vuote di bicicche di sigarette, qualsiasi cosa. Però sono in tanti passanti, i turisti che si fermano a fotografarlo. Sono moltissimi e proprio per questo noi vogliamo continuare a prendercene cura, però dovremmo farlo un po' tutti, perché è peccato. Anche perché c'è stato anche un tentativo di tagliarlo. Assolutamente sì, hanno tentato di tagliarlo, si è rifiutata la nostra bougainville. Ha resistito, sì, assolutamente, e quindi ecco, è così bella, rigogliosa, cerchiamo di mantenerla così.